Ecco cosa rimane della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami a Roma, di fronte al Campidoglio ai Fori Imperiali. Il tetto, per il cedimento di una delle capriate, è venuto giù ieri, poco prima delle 2 del pomeriggio. La chiesa era chiusa, si apre solo in occasioni di cerimonie ed un paio di matrimoni dovevano essere celebrati proprio in questo fine settimana. La strada però era piena di turisti. Si vede il cielo attualmente dalla chiesa, ma ha miracolosamente risparmiato le tele diciamo presenti sulle pareti della chiesa. 200 tele che si stanno recuperando già da ieri notte e trasportando presso il vicariato. I vigili del fuoco stanno lavorando anche alla messa in sicurezza della parte di tetto rimasta, così come si sta pensando ad una copertura, dato che sono previste piogge. La stima dei danni si aggira attorno a 1 milione di euro. Questo crollo ha determinato un danno anche al solaio e in parte all'ambiente sotto, quindi al carcere, credo, Marmertino. Però i danni al di sotto sono limitati, mentre sopra abbastanza ingenti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per disastro colposo per il crollo del tetto della chiesa ed è stata avviata un'indagine interna su tutti i precedenti lavori di restauro degli ultimi 10 anni. E mentre procedono i lavori nella zona transennata, oggi, nello stesso orario in cui è avvenuto il crollo di ieri, una parte di parete adiacente il foro imperiale è venuta giù.